Il volo sarà il protagonista del Capodanno in piazza organizzato dal Comune di Salerno. L'appuntamento con il celebre trio è a partire dalle ore 21:45 del 31 dicembre, come sempre in piazza Mendola a Salerno, per un'esibizione nel corso della quale Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone presenteranno il meglio del loro repertorio apprezzato in tutto il mondo. Un evento particolarmente atteso in città che andrà ad impreziosire il già ricco programma inserito nel cartellone di Luci d'Artista, che sta richiamando centinaia di migliaia di turisti in città. E sono certo che sarà una bella festa di popolo. Vengono i ragazzi del volo che sono molto accreditati anche nelle giovanissime generazioni. Ci sarà uno spettacolo pirotecnico assolutamente suggestivo e lo scambio degli auguri in piazza con il governatore Enzo De Luca. Credo che sarà un'iniziativa, come al solito, baciata dal successo. Invito i cittadini, naturalmente, per la serata di Capodanno di lasciare la macchina a casa. Soprattutto è una passeggiata che si fa molto distensiva, molto bella. Abbiamo l'Arenile di Santa Teresa. Devo dire che le soddisfazioni che noi abbiamo come amministrazione sono quelle di aver convinto tutti, convinto proprio nel senso di convincere, vincere insieme, e aver convinto tutti che le iniziative che poniamo in campo sono utili alla città, sono utili allo sviluppo della città, sono utili all'immagine della città. A presentare l'ultima serata dell'anno sarà Rosaria De Cicco, il Brindisi di Mezzanotte. Lo spettacolo di fuochi pirotecnici concluderanno la manifestazione. Se siete ancora indecisi su dove andare, la vostra meta non può che essere Salerno.